Le cose che non dici, di Yuki 21, capitolo 12, note di passione. Reika. Così lo seguo silenziosa e mi ritrovo nuovamente nella grande sala dove si trova il prezioso pianoforte. Non capisco dove vuole andare a parare finché non lo vedo appoggiarsi al pianoforte rivolgendomi tutta la sua attenzione. Ieri ti ho sentito suonare. Sei brava. Io non ci capisco un granché di musica classica. Ma considerando che sei riuscita a far tacere per qualche minuto persino Rio, direi che sei molto brava. Sto arrossendo, lo sento. Mi imbarazza sapere che sono stata sentita dai miei compagni, ma allo stesso tempo sono contenta delle parole di Sasuke. Quindi, visto che non dobbiamo più ripassare matematica, suona qualcosa per me. Mettici tutto il tuo impegno. Deliziami e rilassami se ti riesce. Il petto mi duole. Muoio dalla voglia di accarezzare quei tasti, ma allo stesso tempo ne ho paura. Negli ultimi anni ho suonato solo per Hirokun, tanto da farlo diventare un nostro rito segreto. Suonare un brano per Sasuke è come aprirgli una porta del mio cuore, e non sono sicura di volerlo far entrare. No, non ho voglia di suonare in questo momento. Ah no, non sei affatto carina, sai. In 2 mesi ti ho aiutato parecchio nello studio. Direi che mi merito una piccola ricompensa. Il tuo amico Hiroshi dice che suoni meravigliosamente. Che c'è? Solo lui è degno di ascoltarti? È solo che in questo momento non ne ho voglia, tutto qui. Non prenderla come un fatto personale. D'accordo. Ma se non suoni qualcosa per me, farò in modo che il tuo liceo venga a sapere di certi atteggiamenti del tuo amico con Dazai Sensei. Parlo dei loro incontri privati, nell'aula del quinto piano. Impallidisco. Non fare quella faccia, King. Ho le mie fonti. Magari non ti frega un cazzo di nessuno di noi, ma ti frega parecchio di Genda. Quindi adesso, da brava, suona qualcosa per me. Ma perché? Hai di certo cose più interessanti da fare che ascoltare me che suono il pianoforte. Sasuke si avvicina così tanto che riesco a sentire il suo fiato sul viso. Profuma di menta e di promesse indecenti. La stessa sensazione dell'altro giorno si ripresenta in ogni mia fibra. Avrei tante cose interessanti da farti se solo mi lasciassi avvicinare a te. Ma ho come l'impressione che se voglio arrivare a te, e come sei veramente, posso farlo solo attraverso la tua musica. E visto che adesso il mio unico scopo è quello di conoscerti indipendentemente che tu lo voglia o no, desidero che suoni qualcosa per me. Voglio che tu lo faccia solo per me, senza pensare a Hiroshi o a qualcun altro. Fammi sentire che sei davvero Reika King. Perché io ti guardo e vedo una ragazza bellissima, del tutto diversa da questo freddo e asettico paese. Una ragazza che ha colori che vibrano ed una lingua tagliente. Eppure, allo stesso tempo, il più dolce dei sapori. Voglio capirti perché se non lo faccio sento che me ne pentirò in futuro. Quindi avanti, fammi sentire chi sei. Mi sento impazzire. Non riesco a rispondergli e non riesco nemmeno più a pensare. Mi volto e mi siedo al pianoforte. So già che sarà meraviglioso suonarlo, e visto che non vedo spartiti in giro, domanda a Sasuke se gli va bene che ripeta il brano che mi ha sentito fare a scuola. Lui dice di sì e si siede sul divano dietro di me. Prendo fiato e prima di iniziare mi sembra giusto avvisarlo. Va bene Sasuke-kun, suonerò solo per te, ma bada bene che quando inizio un pezzo io lo termino, quindi se ti annoi puoi pure andartene al diavolo quando ti pare. Messaggio ricevuto. Vediamo per quanto tempo riesci ad andare avanti senza interromperti. Quest'ultima frase è detta con una malizia sfacciata. Con la mia anima in pezzi, inizio l'esecuzione e suono tutto di me a Sasuke. Sasuke. Non è che avessi un'idea chiara su come comportarmi, ma l'unica cosa che ho capito di questa ragazza è che ama la musica più di qualsiasi altra cosa, anche più del suo amico Hiroshi. E visto che ormai ho deciso di andare nella sua direzione, devo trovare un mezzo per incontrarla. Chiedergli di suonare qualcosa per me mi è sembrato più che naturale. Innaturale è quello che provo ora ascoltandola. Questa melodia che non conosco mi entra dentro e mi invade. La stanza intera sembra più luminosa. Vorrei riuscire a descrivere la sua musica, ma è impossibile. Posso solo dire che oggi ho capito cosa voglia dire davvero avere talento. È sublime e lei è meravigliosa. Mi alzo lento, senza far rumore, e mi fermo alle spalle di Reika. Suona tenendo gli occhi chiusi, del tutto concentrata sul da farsi. Ha un leggero sorriso sulle labbra. È bellissima.
ma non posso rimanere solo ad ammirarla, o la perderò. Dice che non smette fino a quando il brano non è concluso. Allora decido di verificare se è vero. Le metto le mani sulle spalle e le sento rilassate, tranquille. Sono piccole e mi accorgo di quanto il suo corpo sia delicato. I capelli corti le scoprono appena il collo. È da lì che inizio. Glielo bacio piano, delicatamente. Lei rallenta leggermente il ritmo della sua esecuzione. O almeno così mi sembra. Però va avanti e non mi chiede di smetterla. Il suo collo, i suoi capelli, tutto in lei profuma di fresco, di nuovo. Tiro fuori la lingua e inizio a assaporare quella piccola porzione di pelle, mentre le mie mani iniziano lente a scendere. Le accarezzo le braccia che continuano a suonare per poi risalire ed accarezzarle piano il seno. Dio, è morbido e meraviglioso. Con una mano le sbottono la camicetta, mentre l'altra entra dentro accarezzando ancora il seno stretto nel pizzo della biancheria. Il mio volto intanto è nascosto dai suoi capelli e mi inebrio del suo profumo. Lei non smette di suonare e sento che il suo peso si appoggia al mio corpo. Le scappano piccoli gemiti di piacere quando la mia mano supera il pizzo e inizia a torturarle un capezzolo duro, delizioso. Vorrei leccarglielo, vorrei prenderla ora, obbligandola a smettere. Ma anche la sua musica mi piace, tutto di lei mi piace e mi diverte vedere come andrà avanti questo gioco. Lei continua a suonare mentre io sento l'erezione dolermi tra le gambe. Noto che la posizione che ha assunto prima è leggermente cambiata. Le gambe non sono più strette e composte come quando ha iniziato il brano. Le sta aprendo per me. Questo mi eccita da morire. Il pensiero che stia soffrendo della mia stessa tortura mi fa impazzire. Sarebbe stupendo darci piacere a vicenda, ma lei non si ferma continuando a suonare. È testarda più di me se possibile. Allora mi stacco dal suo corpo e lei riprende a respirare in maniera più regolare, aprendo gli occhi. Vuole verificare se me ne sto andando. Può scordarselo. È solo qui che voglio stare, qui con lei. Mi inginocchio a terra, vicino alle sue gambe. Lei mi guarda perplessa. Ho voglia di assaggiarti, Reika. Voglio sapere che sapore hai. I suoi occhi tradiscono la paura e il desiderio. Non si ferma ancora e io passo sotto il pianoforte. Le mie mani iniziano a carezzarle le gambe, che stringe subito per reazione. Allora le inizio a baciare e leccare e morderle dolcemente. Lei trema mentre io sorrido perverso. Da brava piccola, lascia di andare. Sapessi quanto ti desidero. La reazione arriva presto. Le gambe lentamente iniziano ad aprirsi, mentre io continuo a baciarle, avvicinando sempre di più la bocca al punto che desidero assaporare. Arrivato alla mia meta, le bacio l'interno dello slip e sento un vero gemito di piacere uscirle dalla bocca. Questo mi fa perdere completamente il controllo. Uso una mano per spostare lo slip e tengo l'altra stretta ad una sua caviglia. Non voglio che si muova. Inizio ad assaporare il sapore di questa misteriosa ragazza e scopro di esserne schiavo. Il suo odore, i suoi respiri, le sue piccole grida di piacere, ora tutto mi appartiene. Continuo e continuo, la lecco fuori e dentro. Ad ogni suo grido è come morire e rinascere. Potrei andare avanti per ore se non fosse che ad un certo punto una mano di lei mi tira leggermente i capelli facendomi rendere conto che il suo bellissimo corpo è scosso da brividi di piacere. Lentamente continuo a torturarle le gambe fino a tornare a guardarle il viso. Sono ancora sotto il pianoforte quando le sussurro soddisfatto di essere riuscito a farla smettere di suonare. Non sei stato tu, idiota. Il brano è finito. La guardo in viso, è rossa e bellissima. Ma tu non fermarti, ti prego. E io non solo non mi fermo, ma la tiro giù vicino a me. Reika. Mentre Sasuke vi guida in questo nascondiglio improvvisato, tengo gli occhi aperti per godere della sua bellezza. Questo ragazzo è praticamente perfetto. I suoi occhi neri profondi, i capelli lisci e profumati, la bocca morbida e decisa. Il suo viso intero è meraviglioso, di una bellezza impossibile da non notare. Ci ritroviamo in un istante stesi sul pavimento sotto il grande pianoforte a coda. Non smette un attimo di baciarmi, né io smetto di stringerlo forte a me. Inizia a sbottonare la mia camicia, assaggiando ogni punto di pelle che esce allo scoperto. Chiudo gli occhi completamente rapita dai suoi gesti, sentendomi viva come non mai. Poi, improvvisamente le sue mani stringono con forza le mie braccia proprio nel punto che Max ha colpito con un calcio. Non mi fa alcun male, ma la folle corsa dei miei pensieri è già partita. Ed io ricordo bene chi sono e che schifo di vita ho. Non posso trascinare all'inferno questo ragazzo così perfetto.
così con uno scatto rapido mi allontano da lui. Che c'è? Ti ho fatto male? Perdonami, sto diventando troppo irruento. No, non è questo. Io non credo sia una buona idea. E poi potrebbe entrare qualcuno. No, è impossibile. Quando mia madre esce vestita in quel modo, vuol dire che starà fuori per ore a fare commissioni e Takashi dovrà seguirla. Mio padre finisce di lavorare sempre sulla sera tardi. Non verrà nessuno, non preoccuparti. Così dicendo, Sasuke riprende a baciare il mio collo. Lasciami fare, sta tranquilla. Sei così bella. Adoro il tuo profumo, Rei. Vorrei lasciarmi andare completamente, vorrei essere totalmente e inesorabilmente sua. All'improvviso il mio cellulare inizia a suonare e praticamente scivolo via dalle mani di Sasuke. Esco dal nostro delizioso nascondiglio e rispondo con un filo di voce. Hirokun dall'altra parte mi chiede se voglio un passaggio più tardi per tornare a casa. Se non è un disturbo, puoi venire subito. Qui abbiamo finito, grazie Hiro. Sasuke esce allo scoperto anche lui, ha i capelli arruffati a causa delle mie carezze. È così adorabile. Così abbiamo finito. A me non sembra proprio. Gli si legge in faccia che è piuttosto contrariato e non posso dargli torto. Ma le sue mani strette sul ricordo dei miei lividi mi fa stare male. Mi dispiace, Sasuke, ma è meglio così. Sei un ragazzo eccezionale e puoi sicuramente trovare di meglio. Io, credimi, sono un disastro su tutta la linea. Sei sicuramente un disastro se preferisci passare il tuo tempo con Hiroshi Genda piuttosto che divertirti con me. So che non mi lascerà in pace. Lo so perché lui non è come Akira, il mio ex. A quello interessava solo spassarsela il più possibile e quindi ci siamo sempre evitati discorsi inutili circa i bisogni emotivi l'uno dell'altro. Con Sasuke è diverso. Lui non accetta un semplice rifiuto se non viene ben motivato. Lui vuole vedere oltre questa mia facciata di merifreghismo. Vuole comprendermi. Lo capisco da come pronuncia ogni volta il nome di Roshi. Non dico che sia geloso, ma non riesce a capire questo mio attaccamento e quindi non lo accetta. A questo ragazzo non posso dire solo no e basta. Devo motivargli per bene questo rifiuto. O non mi lascerà in pace. Io e te non abbiamo iniziato niente. Potrebbe essere molto divertente, ma non funzionerebbe. Non voglio una storia, soprattutto con uno come te. Del resto che vuoi, Sasuke? Guarda solo dove vivi. Sai che casa mia è più o meno grande quanto l'ingresso della tua? Siamo diversi, distanti. Queste sono tutte stronzate. Ho visto come reagisci quando ti tocco, ed è lo stesso anche per me. Quindi perché dovrei rinunciare? Tanto, non hai speranze con Hiroshi. Non sei il suo tipo. E ne ho con te? Vuoi dirmi che se faccio sesso con te da domani mi presenterai come la tua ragazza quando a malapena mi rivolgi la parola in classe? Andiamo, Sasuke. Non sono una scema. Ho notato il modo in cui tua madre mi ha squadrato e come posso darle torto. Sarò sempre una straniera in questa terra. Sono strana e troppo diversa per gente come voi. Come potresti giustificare alla tua famiglia una relazione con me? Io non lo so. Non ho pensato così in grande. Sto solo vivendo quello che sento quando siamo insieme, tutto qui. Non mi interessa il pensiero degli altri. Non devo spiegazione a nessuno. E poi guarda, che anche tu in classe non è che sei proprio il massimo della loquacità. Il mio cellulare vibra e leggo velocemente il messaggio di Hiro, che mi avvisa di essere arrivato. Prendo la mia borsa e finisco di abbottonarmi la camicetta. Sasuke mi ferma bloccandomi da dietro, mi stringe la vita e tiene la testa nascosta tra i miei capelli. Il mio sangue inizia a ribollire di nuovo e faccio fatica persino a rimanere in piedi. Non ho intenzione di rinunciare a te, ficcatelo bene in testa. So che ti piaccio e quindi ti farò smettere di scappare anche a costo di usare i mezzi indiscutibili. Esco dalla sua stretta e vado verso la porta. C'è però una domanda che proprio non posso non rivolgergli, e quindi anche se so che me ne pentirò, glielo chiedo. Ma perché insisti tanto? Non mi conosci neanche. Non hai idea di cosa mi passi per la testa. Perché sento che siamo simili, e che dentro di me qualcosa torna in vita, solo in tua presenza. Simili? Io non credo proprio, Kawashima. Forse in realtà vuoi solo che qualcuno scelga te prima di chiunque altro. È quello che ho pensato parlando prima con tuo fratello. Non è una cosa sbagliata, solo che non sono io la persona giusta per fare questo tipo di scelta, perché vedi, in generale, io non ne ho di scelte da fare nella mia vita. Devo solo andare avanti, e non mi servono pesi da tirarmi dietro. Trovati qualcun altro, Sasuke, qualcuno di veramente importante per te e te solo. E smetti di vivere nell'ombra. Non sei fatto per un atteggiamento simile, tu vali molto di più. Maledetto Takashi, che stronzo!
Puoi dire quello che ti pare, ma solo io so quello che voglio. E maledizione, ti giuro che tu sceglierai me. Sei un bambino viziato e me ne vado. Non la penso davvero quest'ultima cosa che gli ho detto, ma ho bisogno che mi odi, ho bisogno che si dimentichi di me prima possibile, perché quando mi stringe in quel modo non riesco a rimanere impassibile. Sasuke, avete mai avuto fame di qualcuno? Un desiderio cieco, indescrivibile, che ti toglie il fiato. Tutto il mio corpo ha bisogno di lei. Pensare di toccarla, di baciarla, di stringerla a me, mi manda fuori di testa. È una fame continua, insaziabile. È questo che sento per Reika. Durante questi 2 mesi passati a darle ripetizioni, mi sono reso conto che c'è qualcosa in lei che tiene nascosto. La sua solitudine è come la mia. Non so da cosa nasca, ma la sento simile a quella che quotidianamente mi accompagna. Ci estraniamo e permettiamo a pochi di avvicinarsi. Allora perché non provare a soffocare insieme questa insofferenza verso il resto del mondo? Il mio corpo reagisce al suo e viceversa. È vero, lo ammetto, non ho preso in considerazione l'idea di farla diventare la mia ragazza, ma non è nemmeno un'eventualità da escludere. Che diavolo dice quella testa? Non la capisco. E la cosa più terribile è che meno la capisco e più la desidero. Voglio che guardi me come guarda Hiroshi, anzi, voglio fargli dimenticare il suo amico, sostituirlo, diventare io la persona più importante della sua vita. E se quello continua a mettersi in mezzo, gliela farò pagare come nemmeno immagina. Tento di tenere a bada la frustrazione versandomi un bicchiere di tè. Nel frattempo mia madre e Takashi sono rientrati in casa. Guardo mio fratello che segue fedelmente gli spostamenti della mamma e sento che la rabbia sta salendo di nuovo. Allora ripenso alle parole di Reika e capisco che ha fatto nuovamente centro. Invece di arrabbiarmi sorrido soddisfatto. Vedi Rei, perché devo rinunciare a te se solo tu mi capisci così bene?